Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Allora, siamo qui, come ricordate, sul server della Skyblock. Come potete vedere, è perché sto volando semplicemente. E tu non devi abbassarti così, ok? Come potete vedere, sto volando. E sostanzialmente perché mi hanno dato un comando semplicemente che sostanzialmente riconoscono che, cioè, grazie a questo comando se il server in sé riconosce di che sono youtuber e quindi mi danno, diciamo, questo upgrade, diciamo. A parte questo, c'ho l'upgrade della chat. E ora ve la faccio vedere. Infatti, come vedete, c'ho pure qui accanto diciamo, il titolo e la chat differenziata. Allora, ok, perfetto. Allora, intanto ho fatto un pochino di upgrade, quindi ho ottenuto un po' di cose. Questo shulker box l'ho ottenuto l'altro giorno all'interno del bonus del danno, quindi poco male. Quindi ho ottenuto pure un paio di mucche e un'altra pecora che sono riuscito a far riprodurre tutte. Allora, sostanzialmente ho tolto per il momento la farm di cobblestone. Allora, sostanzialmente, prima cosa, breve stand, perché diciamo che al momento l'obiettivo è appunto proprio questo di fare tanti upgrade in genere. Ok, allora ho dei premi. Sì, sostanzialmente token e cose del genere. Qui non mi ricordo mai cosa ci devo piazzare. Ah, ok, quello classico. Quindi due blaze rod tranquillamente. No, qui. Ma qui. Perfetto. Ora direi semplicemente di far fuori te. Tanto ho fatto pure il mob spawner, ma comunque non ve l'ho mostrato in video, più che altro per motivo semplice, che è sempre quello. Allora, tanto arrivare anche livello 42, quindi parte qui un po' di roba che sono riuscito a vendere. E no, non devo andare a spawn, ma devo fare questo comando. Innanzitutto, qui la rampa piccola piazzata, ok, ci do 100 monete, soldi, perfetto. Quello non ci servirà, il beacon al momento non ci servirà, il tavolo incantesimi no. Allora, intanto andiamo indietro. E 100 blocchi, 1000 e 10.000, ci vorrà parecchio. Questo ci vorrà un pochino. Però queste qui non so perché non me le avvia, perché le ho raccolte. Però non so il perché, avevo contattato qualcuno dello staff. Anche questo è quello di zombie, piano piano farò. E questo di Enderman, Ghast. Ok, questo li devo fare fuori. Ok, posso. Ok, innanzitutto vado sull'isola, così vedo quanto riesco a far riprodurre queste mucche. Anche se sono convinto. Comunque tra poco sicuramente dovrò continuare a farle riprodurre ancora. Ok, ancora nulla, vero? No, ok, sono riuscito a far riprodurre 10 mucche alla grande. Ora possiamo. Quanto non so ancora. Ok, intanto sposto un attimo qui, perché no, non vedo una fava. Ok, quindi sostanzialmente un'altra missione è stata fatta. Elevatore, 100 mucche e 1000 mucche.
Ok, stessa cosa con mucche fungose, cavalli, gatti, lupi e due pappagalli. Ok, diciamo che al momento il mio obiettivo è quello di sostanzialmente quello di far salire il livello di Isola e di guadagnare quanti più soldi possibile, perché facendo salire di livello l'isola avrò una maggior possibilità di comunque di acquistare, cioè non solo acquistare oggetti, ma salire di rank sostanzialmente. Allora, quindi qui intanto piano piano muoiono tutti, quindi la cosa non è che mi preoccupo più di tanto. Allora, sostanzialmente, cosa potrei fare? Sostanzialmente potremmo, perché l'obiettivo finale sarà avere il generatore Cobblestone, che non solo non solo mi darà la possibilità di produrre oggetti come diamanti, che sono fondamentali poi successivamente per il tauro e gli incantesimi, ma comunque di produrre in generale molte cose. Allora, tanto torno qui, posso piazzare la lava, che no, la lava qui, scendete qua. Allora, no, aspetta, qui piazzo l'acqua, scende qui, piazzo l'acqua, ok, perfetto. Però ho bisogno di più cobblestone, che ho sicuramente. Ma qui no. Ma qui sì. Diciamo il fatto che ho la possibilità di semplicemente di volare è un qualcosa di fantastico. Esattamente, pro cioè proprio per questo motivo, il fatto che posso. Così riesco a muovermi molto velocemente in giro. Ok, vediamo se rompendo qui rimane sempre qui. No, rompendo qui. Oh. Ok, perfetto. Quindi problema risolto. Ok, problema lava non si presenta. E la cosa, devo ammettere, cosa buona e giusta. Quindi mettendo poi successivamente mettendomi qui avrò la possibilità di cioè avrò la possibilità di rompere quanti più blocchi mi serviranno, quindi ripeto, la cosa migliore che si può fare, eh. Allora, poi altre migliorie, diciamo questo è un po' un video esplorazione dell'isola. Qui ho fatto una farm di cactus, qui una di zucche e una di melone, visto che mi forniscono tanto, tanta roba e tanti soldi. Qui ho fatto una sorta di spazio di sostanzialmente solo di terra, perché per un motivo molto semplice. Diciamo che in questo modo ho la possibilità di, cioè con questo spazio di terra ci posso mettere comunque sapling e tutta la roba che mi serve per farmare parecchio parecchio e posso formare parecchio parecchio gli alberi, quindi non è una cosa da poco. Allora, qui l'unico problema sarà, ok, qui perfetto, il problema non si è presentato. Punto caso, quindi non è che qui ho scoperto che il Keep Inventory, se l'autofocus funziona, perfetto, il Keep Inventory, quindi per fortuna non perdo nulla. Diciamo il mio obiettivo ora è avere il generatore livello 2, mi dà pure il carbone, poi qui ottengo pure i lapislazzuli, smeraldo, pietra rossa e diamanti. No, non ce l'ho i diamanti, quindi direi
devo trovare un modo di farmare diamanti, sostanzialmente. Poi un'altra cosa qui è quella di guardare sempre queste ceste, che a volte c'è qualcuno che lascia qualcosa. È molto raro, però c'è qualcuno che lascia qualcosa. Che io le guardo sempre tutti i giorni, ma non, cioè, ci mettono sempre, cioè ci mettono, quella è difficile qualcosa, ma per fortuna finora è sempre qualcosa di utile. Allora, quello che mi serve, perché mi servono i diamanti? Allora, sostanzialmente i diamanti che mi servono sono tre, perché per il fatto dell'ossidiana. Posso qua stare qui pure mezz'ora col piccone di ferro, parte ci metto mezz'ora a rompere il blocco, ma il blocco di ossidiana non me lo dà. E quello, se non, mi serve necessariamente il piccone di diamante. Quindi, intanto guardiamoci un pochino le missioni, magari qualcuno mi dà token. Eh sì, ma da dove lo tengo il blocco di diamante arezzo? Sinceramente non lo so. Qua, che okay, questo è dello 50, presto lo raggiungerò, mi dà una marea di token. Però dove li utilizzo questi token? L'unica cosa è quella di tornare nello spawn e di... dove stai? Allora, museo... No. Questi sono vari tipi di isole. Negozio, spawn, museo, arena. Durante, nether. Qui in arena dove arrivo? Ok, qui non posso far fuori nessuno. Qui ci sarà qualcosa di utile? Non lo so, non si sa mai. Ah, se mi butto pensare che prendo danno, quanto odio questa videocamera, devo cambiare? Spero di no. No, perfetto. Ok, qui c'è l'ana. A volare, ripeto, non posso volare. E mi sembra pure cosa buona e giusta, più che altro per il motivo semplice che sarei avvantaggiato. Ok, vedi tutta questa roba. Una marea di roba. Ma chi l'ha buttata tutta sta roba? Non lo so. So solo che è stracomodo averla. Allora, vediamo tutto quello. A questo punto prendo tutto quello che mi è utile. Anzi, a questo punto faccio questa cosa. Me ne torno a casa. Me la piazzo tutta nelle ceste. Praticamente non avrò una marea. Cioè, posso tutto. Cioè, ho più di due stack di coal. A questo punto posso pure tutto. Sta quello del warp e me ne ritorno lì e mi prendo tutto sostanzialmente, perché, e non so il perché sostanzialmente. È vero, qui posso volare, eh? Anche se non è che mi serve. Quindi c'è praticamente un inventario pieno di roba.
Questa è qualcosa di strautile. A parte questo stack che me lo lascio qui, da qualche parte. Il resto me lo posso tranquillamente prendere. Tutto sta. Allora, te ti piazzo qui, sostanzialmente. Allora, dove ho messo tutto il ferro? 2, 3. So. Vi giuro è qualcosa di cioè, spettacolare sta cosa. Allora, direi tranquillamente di posare questi due. Così. Prendi tutta la roba che ho qui. No, non devo andare tornare nell'isola. E me la vado tranquillamente a vendere. No, un'isola. Ok, perfetto. Tanto avendo la fly posso tranquillamente sfruttare la cosa a mio vantaggio. Allora, vediamo un po'. Qui ci sta roba da vendere, no? Ok. Ritroviamo roba. Ok, perfetto. In questo modo semplicemente riesco a ottenere giusto un po' di visualità migliore. Ok. Non so chi è stato, comunque, chiunque tu sia, ti ringrazio per tutta questa, meglio, tutti questi soldi mi ha fatto avere tutto questo ferro, sostanzialmente, oppure la concrete non è male, eh. Sarà sicuramente utile più che altro per farmare, cioè concrete se è utile per livellare ferro per un po' di tutto, stessa cosa koala. Allora, quello volevo vedere io come ultima cosa. Allora, vediamo un po'. Qui ti vendono le cose. Qui penso che salendo ti danno, cioè alla fine devo salire in cima, no? E tu? Ok, non mi chiedere il perché di questo, cioè dove devo andare per, cioè se io volessi semplicemente entrare nel land, no, per dargli un'occhiata. Ah, eccolo. Ah, ok. Devo avere 10.000 per sbloccarlo, perfetto. Qui ci sono spawner che costano, quindi no. Bene, allora. Ah, ok. Qui non posso. Ok, infatti non mi ci fa andare perché devo prima sbloccarlo. Perfetto. Quindi diciamo, devo ammettere che sono stato veramente, veramente fortunato. Anzi, forse pure troppo fortunato e finalmente qui sono farmando, quindi devo trovare il modo di farmare diamante. E vabbè, niente da fare. Allora, ragazzi, direi per questo video è tutto. E qui non so perché ci sta un buco, ma penso proprio che lo risolverei subito in questo modo. Ah, ok, quello era quello dell'acqua. Allora, ragazzi, direi per questo video è veramente tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, comunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.